Benvenuti, siamo con il professor Simone Di Gennaro, presidente dei corsi di laurea in scienze motorie presso l'Università di Cassino del Lazio Meridionale. Benvenuto, professore. Ciao Fabio, grazie mille per l'invito. Professor Di Gennaro, sempre più è diffuso l'uso dei social tra gli under 14. Voi avete fatto una ricerca proprio su questo aspetto. Ci racconta cosa è emerso dal vostro studio? Sì, noi abbiamo voluto realizzare uno studio che ha coinvolto più di 2300 preadolescenti, con l'obiettivo di cercare di capire le modalità di utilizzo dei social network e provare ad analizzare gli effetti che questo utilizzo hanno sulla loro crescita e sul loro benessere. Ora, che cosa è emerso? Innanzitutto abbiamo avuto una conferma di quello che probabilmente riusciamo a percepire anche dal sentire comune, c'è un grande utilizzo dei social network e i ragazzi e le ragazze lo utilizzano in maniera molto diffusa, con percentuali elevatissime. Se consideriamo anche i programmi di messaggistica istantanea, quali WhatsApp e Telegram, si raggiungono percentuali del 90-95%. E già questo apre un tema, perché in Italia ci sono tutta una serie di restrizioni che vedono l'utilizzo dei social network possibile solo a partire da 14 o in alcuni casi 16 anni. E invece nel caso dei preadolescenti questo utilizzo è piuttosto diffuso. Per giunta è emerso anche un utilizzo che spesso non viene supervisionato dagli adulti di riferimento. Quindi i preadolescenti utilizzano delle piattaforme poco frequentate dagli adulti e più in generale sono anche in grado di mettere in atto delle strategie diversive. E quindi ovviamente questo avviene senza la consapevolezza degli adulti di riferimento e qui si apre un ulteriore tema. Rispetto alle modalità di utilizzo, noi abbiamo individuato due grandi nuclei. Dal lato c'è un utilizzo passivo, è sostanzialmente rivolto alla visualizzazione di foto, video, storie che sono per lo più postate dai propri amici o anche dagli influencer. Quindi ovviamente gli influencer hanno la capacità di orientare gli interessi, dei preadolescenti. Ma dall'altro lato c'è anche un utilizzo attivo con la condivisione di foto, video, storie. E questo ovviamente apre un ulteriore tema legato alla privacy, perché quello che noi abbiamo potuto appurare è che nella maggioranza dei casi i profili che loro utilizzano sono dei profili pubblici e quindi le loro foto e i loro video sono a disposizione di tutti e in più c'è una generale, se vogliamo, una scarsa consapevolezza delle conseguenze che ci sono nella condivisione di foto o video personali. Attraverso questo studio, quindi, abbiamo cercato di capire queste modalità, ma allo stesso tempo abbiamo cercato anche di capire in che modo la vita digitale, quindi il tempo che loro passano sulla realtà virtuale, ha in qualche modo influenzato o in qualche modo influenza i loro comportamenti, attraverso ovviamente quelli che sono dei modelli socioculturali che sono promossi attraverso questi media. Ecco, abbiamo detto che parliamo di social media, quindi di virtuale, e si crea appunto una duplicazione dell'ambiente di crescita. Oltre a quello fisico, ci troviamo di fronte a quello virtuale. Quali cambiamenti sta comportando nella relazione del proprio corpo tra questi ragazzi? Sì, noi utilizzando delle categorie, definiamole così, adulte, continuiamo a fare una distinzione, anch'io in precedenza l'ho fatto, tra vita reale e vita virtuale. In realtà il paradigma della vita on-life ha messo in luce come questa distinzione non abbia più ragione di esistere, soprattutto per le nuove generazioni. E quindi vita reale e vita virtuale si fondono in un'unica dimensione esistenziale. Ma io vorrei provare a fare un passo ancora in avanti. Da un certo punto di vista, la vita che noi viviamo negli ambienti digitali non dobbiamo più considerarla come virtuale, ma come iperreale, come un'estensione della nostra realtà. Concettualmente, quello che è avvenuto con l'ambiente digitale, abbiamo ampliato i confini della nostra realtà. E questo cambiamento ovviamente ha offerto delle opportunità inimmaginabili, si sono estesi i confini del possibile, ma allo stesso tempo ha generato rischi e pericoli. Noi già viviamo in questa iperrealtà, ma ancora non abbiamo sviluppato quella che potremmo definire una ipersocialità, cioè non abbiamo ancora quelle competenze sociali necessarie per poter vivere compiutamente, in maniera sana e in maniera anche, come dire, tranquilla all'interno di questa iperrealtà. Ora, noi con la ricerca abbiamo voluto approfondire questi aspetti,
concentrandoci su un ambito particolare che è il corpo. Perché proprio il corpo? Perché esso può essere considerato come un vettore semantico, un importante e interessante punto di osservazione sulla realtà. Se io osservo il corpo e quello che il corpo mi restituisce dal punto di vista sociale e culturale, io posso sperare di comprendere alcuni tratti, della società in cui questo corpo è immerso. Ora, noi viviamo in una società che almeno a parole accetta tutti i tipi di corpo. E ci sono stati tutta una serie di movimenti, per esempio, quali la body positivity, che hanno cercato di variare i canoni estetici e di modificare, allargandole, se vogliamo, le categorie del bello, di ciò che piace. E poi, ovviamente, questo è solo un esempio, ci sono stati tanti altri movimenti che cercano di proporre dei modelli socioculturali di corpo che sono inclusivi. La domanda è realmente così? Quello che noi abbiamo notato nei preadolescenti è in realtà una forma di dualismo tra il corpo reale, tangibile, che ognuno di noi possiede, quindi la nostra parte materiale, se vogliamo, e il corpo digitale, quello che possiamo costruire a nostro piacimento, che possiamo adattare, modellare, che possiamo rendere piacevole, che possiamo renderlo attraente sui social, magari utilizzando dei filtri o modificando alcuni nostri tratti. Ora, una quota di preadolescenti che noi abbiamo intervistato, circa il 30-40%, soprattutto tra le ragazze, vorrebbe essere nella vita reale così come appare nella vita virtuale. E questo rappresenta un cambio di paradigma epocale. Non voglio più che la mia realtà entri nel digitale, ma voglio esattamente l'opposto. Voglio che il digitale diventi il mio reale. E da qui ovviamente si determinano tutta una serie di frustrazioni e problematiche, quali per esempio la non accettazione del proprio corpo, le dismorfofobie, le ansie, proprio perché ovviamente nel virtuale io posso modificarmi a mio piacimento, ma questo non è immediatamente possibile nella vita reale. E quindi si crea questo dualismo. Ecco, appunto, parliamo di questi aspetti dei ragazzi, questa diciamo, dualità tra il virtuale e il reale, questa voglia di portare il virtuale nella vita reale. Ma parliamo di ragazzi che sono sempre più fragili, c'è cioè una fragilità crescente. I nostri ragazzi vivono sempre più gli effetti negativi di una società senza prospettive. Galimberti parla di una società nichilista. Quanto incide in tutto questo il rapporto con i social e la ricerca di appunto, come diceva lei, di un'immagine virtuale quasi perfetta, che però spesso è scollegato da quella reale? Sì, Galimberti ci parla di un nichilismo fondato sull'assenza di valori di riferimento. Ai giovani mancano dei principi guida, dei valori di riferimento, degli elementi che possono orientare le loro scelte di vita. Questo ovviamente detto in maniera molto sintetica. Io vorrei mantenere questo ragionamento, provando però a tradurlo non nell'assenza, ma nella moltiplicazione. Proviamo a utilizzare ancora una volta il corpo come punto di osservazione. È la stessa cosa che noi abbiamo fatto attraverso questa nostra ricerca. Nel mondo digitale c'è una moltiplicazione di messaggi e contromessaggi, valori e controvalori, principi e controprincipi che riguardano il corpo. Grasso è bello, sì, ma non si può dire a una persona, come sappiamo ultimamente, che è grassa, perché potrebbe diventare offensivo. No, bisogna essere magri. Sì, ma bisogna essere soprattutto se stessi. Ma se non ti senti bene con te stesso, puoi utilizzare la tecnologia e la chirurgia. Il tuo corpo ti appartiene, puoi farne ciò che vuoi, ma attento a come ti comporti in ambito relazionale, sociale e sessuale, perché ci sono dei canoni da rispettare. Quindi messaggi e contromessaggi, valori e controvalori. E c'è una moltiplicazione di modelli di corpo, ma più in generale c'è una moltiplicazione di principi e di valori che vengono veicolati attraverso i social e attraverso il mondo digitale. Quindi in questo caso il nichilismo, dal mio punto di vista, è da sovrabbondanza e deriva dall'impossibilità di trovare un orientamento in questa complessità, complessità anche molto caleidoscopica. E qui da un certo punto di vista arriva il parziale fallimento delle strategie educative che finora abbiamo adottato. Noi ci concentriamo solo su quegli aspetti tecnici, sull'utilizzo degli strumenti, se vogliamo, anche su quelle competenze digitali, come si accende un computer, come si utilizza, come si va su internet, come si mandano le email, eccetera, eccetera. Sono aspetti importanti, ovviamente, perché lo strumento bisogna padroneggiarlo. Ma accanto a queste, noi dobbiamo cercare di sviluppare tutta una serie di competenze sociali,
che riguardano il mondo digitale, appunto quella ipersocialità di cui parlavo prima. E questo ancora non lo stiamo facendo, cioè noi ancora non insegniamo la vita e il modo in cui bisogna vivere nel mondo iperreale, probabilmente perché abbiamo ancora bisogno di comprenderlo fino in fondo, ma è troppo dinamico, è troppo veloce. Probabilmente questa è la grande sfida educativa che dobbiamo cercare di affrontare da qui a breve. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Quindi voi avete questo vostro studio ha portato a determinate conclusioni. Quindi, alla luce dello studio che avete effettuato, quale visione è emersa del mondo giovanile di oggi e quali sono le prospettive a cui avete pensato per una crescita più sana per questi ragazzi? Allora, probabilmente se accettiamo questa nostra proposta di considerare reale e iperreale e su una necessità di dover sviluppare questa ipersocialità, da un certo punto di vista, lungo, come dire, il filo di questo ragionamento, noi dobbiamo immaginarci oggi una scuola che è un'iperscuola, cioè una scuola capace di costruire quelle competenze sociali essenziali per i giovani di oggi. E questa è la grande sfida, come dicevo prima, cioè fare in modo che le proposte educative e di costruzione delle competenze sociali siano in grado di intercettare i bisogni e le necessità dei giovani che vivono questo mondo iperreale. E faccio un esempio per spiegare meglio quello che sto cercando di dire. Nella scuola noi abbiamo avuto come dire, un grande sviluppo tecnologico, se vogliamo, magari come dire, con tutta una serie di differenze a livello territoriale, però in generale nella scuola oggi abbiamo delle enormi dotazioni tecnologiche. Le LIM, gli schermi collegati con internet, la possibilità di utilizzare tablet, computer, eccetera, eccetera. In alcune scuole, per fortuna, c'è anche la banda larga, insomma, ci sono tutta una serie di dotazioni tecnologiche. Il punto qual è? È che se noi abbiamo solo una strumentazione tecnologica, ma non aggiorniamo la nostra didattica, non aggiorniamo la nostra proposta educativa e semplicemente utilizziamo strumenti diversi e quindi invece di fare la lezione con la lavagna tradizionale, quella nera con un gessetto, faccio la stessa lezione con lo stesso approccio con la lavagna digitale, quello che io ho cambiato è semplicemente lo strumento, ma non il contenuto e neanche diciamo, il tipo di sviluppo che io posso permettere in favore delle tue competenze e della tua crescita. Ecco, probabilmente abbiamo necessità di fare questo ulteriore passo in avanti, cioè di incominciare a costruire dei modelli culturali, sociali ed educativi che siano al passo con i tempi e che siano in grado di offrire delle risposte concrete alla necessità dei giovani di oggi. Grazie professor Di Gennaro per essere stato con noi. Grazie a te, Fabio, per questa bella intervista.